Ciao a tutti, oggi prepareremo il risotto con piselli, carote e spinaci. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono acqua, riso di tipo carnaroli, piselli surgelati, carote tagliate a dadini, spinaci freschi, dado vegetale Bimby, cipolla, burro morbido, vino bianco, parmigiano, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano. Lo facciamo tritare 10 secondi a velocità 10. Trasferiamo il parmigiano in una ciotola e mettiamolo da parte. Senza lavare il boccale, mettiamo la cipolla e la facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Riuniamola un po' sul fondo. Adesso aggiungiamo il burro e azioniamo il Bimby per 4 minuti a gradi, velocità 2. Adesso aggiungiamo gli spinaci carote i piselli. E dal quantitativo dell'acqua andiamo a prenderne 100 grammi. Facciamo insaporire per 10 minuti. Gradi, antiorario, velocità soft. Questo punto aggiungiamo il riso facciamo amalgamare per 1 minuto. Gradi, antiorario, velocità soft. Adesso dal foro del coperchio versiamo il vino e lo facciamo sfumare per 2 minuti. 120 gradi. Antiorario, velocità soft, senza il misurino. Adesso versiamo l'acqua. Il sale. Il pepe. E il dado vegetale Bimby. Prendiamo la spatola e amalgamiamo a fondo
È molto importante questo passaggio per evitare che si attacchi sul fondo il riso durante la cottura. Chiudiamo con il coperchio, posizioniamo il misurino e nel misurino versiamo dell'acqua che potrebbe servirci nel caso in cui il riso dovesse risultare asciutto. Ci troveremo l'acqua alla stessa temperatura della temperatura del boccale. Facciamo cuocere per il tempo indicato sulla confezione del riso, nel nostro caso 12 minuti. gradi, antiorario, velocità soft. Il risotto è pronto, non ci necessita aggiungere acqua, trasferiamolo in una pirofila e mantechiamolo con il parmigiano. Il risotto è pronto, andiamo a impiattare. Risotto piselli, carote e spinaci. Grazie e alla prossima ricetta!